cosa fare, ma intanto loro ci avevano chiesto di andare a lavorare, dopo spieghi il perché, ma secondo noi obiettivamente prima di avere certe garanzie facciamo fatica anche a chiederlo, ma in ogni caso dopo vi spiegherò il problema. L'altra questione è la questione relativa alla mensilità di agosto. Allora, ovviamente le parole di Fantini sono: se lavorate il 3 di agosto la mensilità di maggio, se non lavorate vi diamo quello che rimane, perché ci sono delle commesse che dobbiamo consegnare, se le consegniamo i soldi arrivano, se non le consegniamo non ci sono i soldi. Gli abbiamo detto che non se ne parla neanche, perché questa non è possibile. Per noi i soldi ci dovevano già essere, lo hanno detto, che su 190.000, ve lo dirà anche il dottor Tagliazzucchi, sì, ve lo dirà anche lui, 190.000 euro che sono l'importo della mensilità, di una mensilità vostra, eccetera, 80.000 li hanno già spesi. Sì, per pagare le materie prime, la vetroresina a Casina, che oggi hanno fatto l'assegno perché arrivi, hanno pagato per i fornitori, qualcuno l'hanno dovuto pagare, eccetera, insomma, del vostro salario che c'era una parte l'hanno già spesa, e adesso devono incamerare altre commesse, eccetera, per rimpinguare quegli 80.000, cosa che però il problema è che se ne scappano via degli altri, anzi, Fantini aggiungeva al saldo delle materie prime, perché se devono pagare delle altre, dopo devono incamerare ancora altri. Quindi, questa è la condizione che hanno detto loro. Noi gli abbiamo detto: no, così non va. Tutto quello che siamo disposti a lavorare, voi dovete fare una cessione di credito. Cioè, quello che incamerate, d'ora in poi, il lavoro dei lavoratori che fanno e che consegnano, eccetera, dovete farci una cessione di credito, perché quei soldi vengono destinati ai lavoratori. Adesso, oggi pomeriggio, gli manderemo anche un facsimile, perché loro ce l'avevano, ma non va bene, complicato, eccetera. Cioè, deve essere chiaro che se lavorate, se vi diremo, ovviamente se siete d'accordo, di continuare a lavorare, eccetera, si lavora solo per quelle commesse che loro sono disponibili a fare la cessione del credito ai dipendenti, a tutti i dipendenti. Chiaro? Quindi, loro ci hanno detto che... È ancora là? No. Ci hanno voluto presentare anche un croato, che è quel famoso commesso della Croazia. Allora, dove c'era la penale in cui Fantini è dovuto andare, eccetera, bene, è venuto qua quasi piangendo, dicendo: ho problemi anche nella mia famiglia perché mi hanno minacciato se non riusciamo a consegnare, abbiamo fatto venire dei lavoratori della Spagna per fare quella commessa, eccetera, però fondamentalmente il problema è: sono venuto qui perché ovviamente se voi consegnate, se voi lavorate, possiamo fare questa commessa, il 3 di agosto paghiamo lo stipendio di maggio, se non lo pagate ovviamente, e quella commessa sono 65.000 euro complessivi, di cui 13.000 hanno avuto un acconto, gli altri 52 glielo arriveranno nel momento. Gli abbiamo detto: ci dovete fare la cessione del credito. Se ci fate la cessione del credito, cioè se quei soldi, se quei 65.000 euro per quella commessa, eccetera, l'abbiamo detto davanti al cliente, noi diciamo ai lavoratori, sono 6-7 quelli che dovranno completare, gli diciamo di lavorare. 4. Vabbè, quelli che sono, ma devono lavorare anche a Casina, però, quindi ci sono anche quelli. Quindi, se è così e ci fate la cessione del credito, diciamo ai lavoratori che quelli che servono, ovviamente, vengono a lavorare. Finché non ci fate la cessione del credito, noi siamo fermi qua. Loro volevano che oggi pomeriggio venissimo qua a chiedervi, quindi ve la faccio la richiesta, di andare a lavorare subito. Secondo noi, senza una garanzia, io dai lavoratori non ci vado a dire nulla, perché me l'hanno già detto ieri che non vogliono continuare a lavorare senza essere pagati. Quindi me l'hanno detto una volta, le orecchie ce l'ho, l'abbiamo capito. Quindi o ci fate la cessione del credito, e ogni volta che avete una commessa, ogni volta d'ora in poi ci dovete fare la cessione del credito. C'è un altro problema: siccome i vostri salari ammontano a 190.000, salari e stipendi, gli abbiamo detto: guardate che ci dovreste fare, a dire la verità, una cessione del credito adesso per tutti i 190.000 e non solo sui 765, perché se domani dovete prendere la materia prima, se dovete pagare un fornitore, e li prendete sempre da lì, siamo sempre lì. Questa è una delle questioni che sarà in discussione. Ultima questione: siamo andati anche sul pesante, ve lo potete immaginare, stamattina chi ha parlato con me ha sentito che cosa pensavo sulle situazioni, anche se si sentivano le urla, non lo so. Comunque, in ogni caso, il problema è questo: siccome sull'accordo, e abbiamo chiarito anche questa situazione, ci siamo messi in contatto a viva voce anche con il sindaco di Scandiano, perché il sindaco diceva, e a noi ha sostenuto una cosa, e ovviamente la proprietà ne sosteneva un'altra rispetto all'ipotesi di accordo da raggiungere o no. Loro dicono che sono le banche che tutte le volte che loro gli presentano delle possibilità per poter dare garanzie, le banche alzano il tiro. È quella famosa situazione che ce la dicono da mesi e mesi e mesi, sempre la stessa. Invece li abbiamo messi a via voce, abbiamo sentito anche la voce del sindaco, che avevamo sentito anche l'altro giorno, che era presente come istituzione all'incontro che c'è stato con le banche, e che invece il problema vero è che su tre fondi immobiliari,
di garanzia per poter sbloccare la situazione e arrivare all'accordo. Uno è intestato a Fantini Contardo, il problema non c'è. Gli altri due sono intestati al figlio e alle nuore. E sembra che le nuore non vogliono firmare. Gli abbiamo detto che stasera, se vengono con le nuore, noi non abbiamo problemi, anzi abbiamo chiesto di fare un incontro con le nuore, perché o si rendono, in battuta, ma o si rendono conto di quello che significa il fatto che se non firmano questo accordo può saltare tutto, 108 posti di lavoro, altrimenti se ne prendono la responsabilità loro. Ma è una questione di famiglia, dice la proprietà. Quindi padre, figlio, eccetera, è un problema di famiglia, non può entrare dentro la società, non date dire alle banche. Gli abbiamo detto, avete avuto 20 giorni, dal 9 di maggio oggi ne abbiamo 25. Avete avuto circa 20 giorni di tempo per mettervi d'accordo con le banche, eccetera, e la novità, se non è poi una novità, le banche, la disponibilità, una volta firmato questo accordo, con le firme anche dei figli e delle nuore, la disponibilità per poter poi sganciare quei fondi immobiliari, che non sono poi neanche un granché, detto dallo stesso sindaco, che ha visto ovviamente quali sono, le condizioni le banche le avrebbero date per fare in modo che questi poi ne escano. Però intanto vogliono la garanzia che quei fondi vengano aperti. Tecnicamente, legalmente parlando, io non me ne intendo molto, ma aperti vuol dire che sono a disposizione. Poi le banche hanno dato la disponibilità per poterli modificare, ma se non li aprono, quei fondi, anche eventualmente in un caso di fallimento, la proprietà pensa che quei fondi invece non sono toccabili. Le banche invece vogliono le garanzie che anche se l'azienda è disponibile a metterci altri fondi, quelli invece siano aperti. Quindi il dilemma è tutto qua? Beh, mica da poco, sono 20 giorni che stanno parlando di questo.